Edo Mori ha un 2020 decisamente impegnativo, sta crescendo a un tasso ancora accelerato rispetto a quello del 2019, che già fu molto importante. Cresce grazie alle vendite soprattutto dei suoi prodotti principali, quindi delle tavolette di cioccolato, anche grazie ai nuovi formati da 75 grammi che stanno incontrando il favore del pubblico, e grazie a una distribuzione allargata, perché la rete di vendita sta funzionando molto bene, quindi sta portando i prodotti in nuovi punti vendita, così come sta crescendo molto bene l'estero. La organizzazione di vendita di Edo Mori distribuisce poi in Italia anche i brand del gruppo, come Agrimontana per la parte rivolta al retail, da Manfrère, dall'inizio di quest'anno, tranne la Toscana, in tutta Italia anche tutti i prodotti Mastroianni, lo champagne Tétanger, che ha avuto una bella crescita che sta continuando anche nel 2020, e ha acquisito alcuni nuovi brand proprio dall'inizio del 2020. Quindi la crescita sarà importante e inizierà anche a distribuire in maniera più diffusa i prodotti di Prestatt, la società che ha acquisito lo scorso anno in Gran Bretagna, a Londra, e che produce praline e quelle che gli inglesi chiamano truffle, quindi prodotti che Edo Mori non realizzava, e quindi adesso li realizzerà con il cioccolato Edo Mori all'interno, ovviamente, ma con la produzione e il marchio di Prestatt. Quindi contiamo di raggiungere fatturato in forte crescita nel 2020, con i primi risultati economici anche di un certo significato dopo il sostanziale pareggio, il leggero utile del 2019.